9 di aprile partirà concretamente questa nuova formulazione dell'etichetta che segnalerà l'origine della materia prima anche per i prodotti bufalini non DOP, perché ovviamente la DOP ha da sempre i suoi regimi e le sue tracciabilità. Credo che questo non risolverà tutti i problemi, ma è di gran lunga uno dei segnali giusti che dobbiamo dare per spingere al massimo l'informazione e la tracciabilità delle produzioni, costruendo sempre di più, sempre meglio il rapporto tra consumatore e produzione. Credo che in realtà noi stiamo cercando di gestire con gli strumenti dati un tema che sarà sempre di più il tema decisivo nel rapporto tra chi produce e chi consuma. Quante volte ci diciamo, a me, tutte le volte che abbiamo fatto questo lavoro faticoso anche di confronto con, diciamo la verità, pezzi della filiera, pezzi del sistema, mi pareva di stare in una discussione del Novecento nel 2017, cioè io sono orgoglioso del fatto che questo ministero con il governo nel suo insieme abbia sviluppato questa sperimentazione. Quando discuti in Europa di etichettatura mi sembra di vivere un tempo che è il tempo di mio padre, non il tempo di mio figlio, perché il digitale, tutto quello che abbiamo per le mani e che quotidianamente utilizziamo, supererà, anzi sta già superando abbondantemente questa fatica di legislazione, questa fatica di costruzione di etichette dove discutiamo e battagliamo della grandezza, dei caratteri, di riconoscibilità di alcune informazioni, salvo poi scoprire che basterà tra pochissimo, ma già oggi è così, lo sapete meglio di me, una applicazione sul telefonino per travolgere magari mesi di trattative sulla caratura, sul carattere di quella etichetta. Questa è una cosa che noi dobbiamo, secondo me, comprendere. Sembra paradossale, no, Ministro? Sembra paradossale, ma è così. In realtà si perde anche appunto parecchio tempo, e tempo è... Però il fatto che l'Italia sia stata e sia uno dei paesi guida in questa sperimentazione, che in particolare noi si sia fatto questa mossa di sperimentare l'origine della materia prima, in particolare sui dati e suoi derivati, segna una politica, segna un orizzonte, una strategia. Dopodiché, ce lo siamo già detti tante volte, è chiaro che noi colmiamo un vuoto che l'Europa ha lasciato e lascia a me. Perché tutte le volte che discutiamo di questo, c'è un assente in questo lavoro che è l'Europa, che talvolta scarica, perché non sa decidere, scarica ancora sulle dimensioni nazionali tutte le sue insufficienze. Allora va bene se l'Italia e la Francia sperimentano, perché un po', diciamo, danno fiato al malcontento. Poi però quando cerchi di essere coerente con queste sperimentazioni e domandi un salto di qualità nelle politiche comunitarie, allora lì non si può arrivare, perché costa troppo fatica fare la mediazione. Questo è un gigantesco problema per noi, e dovremo porlo, dovranno porlo anche quelli dopo di noi quando discuteranno in particolare la riforma della politica agricola comune. E l'Europa esiste ancora? Deve esistere, assolutamente sì, ma questo è un punto vero di sfida, e guardate che riguarda molto i nostri territori, in particolare vorrei dire questi. È questa questione di come noi costruiamo una nuova Europa agricola. Non è che riguarda qualche funzionario a Bruxelles o qualche presidente di associazione o anche qualche ministro, chiunque esso sia, perché le leve che noi abbiamo potuto utilizzare fino a qui nella programmazione europea, e soprattutto le leve che dovremo utilizzare nei prossimi anni, fanno la differenza tra essere competitivi e non essere competitivi nel mondo. Io sono per l'Europa. Assolutamente, volevo solo una rassicurazione dal Ministro, visto che appunto i segnali vanno anche, soprattutto negli altri paesi d'Europa, c'è la Roma, Francia, e poi il segno contrario. Posso dire solo qualcosa in una battuta? Sì. Conti alla mano, fatelo voi prima che il Ministro, ma se noi non avessimo avuto e non avessimo oggi la possibilità
di usare o non usare, ahimè, le leggi che ci dà l'Europa anche dal punto di vista concreto delle risorse, dei finanziamenti, noi non riusciremo a fare politica agricola in questo paese, diciamoci la verità. Per quanto un ministro possa essere bravo, ma quando arrivi al massimo fai l'abolizione dell'IRAP e sei a cosa? 1.100.000.000 di euro di riduzione di pressione fiscale. Quanto ci dà la PAC in termini di programmazione e in termini di capacità di spesa? Poi l'altra questione è discutere di come li spendiamo, ma attenzione che senza l'Europa non facciamo agricoltura sui nostri territori. Questo va detto in un tempo in cui prendono gli applausi quelli che dicono smontare tutto. Io dico montare tutto, montare meglio, se mai distruggiamo.